Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, è figlio del docente universitario di storia del cinema, dirigente del Centro Sperimentale di Cinematografia e critico cinematografico Mario Verdone, il quale lo avvicina al mondo del cinema sin da bambino, e di Rossana Schiavina. 1924-1984. Il padre era nato ad Alessandria Macrebbe a Siena, nella fattispecie presso la Contrada della Selva, figlio di Oreste, un chimico originario di Pozzuoli, Napoli. Nel corso della sua lunga e gloriosa carriera Carlo Verdone, come si sa, si è trovato a recitare e lavorare al fianco di personalità molto prestigiose del mondo del cinema. Questo ne ha fatto un'icona, anche per la sua bravura nell'interpretare i ruoli più disparati. Sono entrate nella storia ad esempio le performance in alcuni film comici. Purtroppo una persona a cui egli era molto affezionato è deceduta in un terribile incidente stradale. Si tratta di John Steiner, 81 anni e grande icona del cinema internazionale. L'attore, di origini inglesi, è morto il 31 luglio scorso appunto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente d'auto. Con Carlo Verdone, Steiner aveva recitato nel film I due carabinieri del 1984 e nella pellicola Troppo forte del 1986. Entrambe le pellicole hanno riscosso un ottimo successo di pubblico e critica. Per questo Steiner era conosciuto anche in Italia, in quanto voluto anche in diversi ruoli nei film Salon Kitty, Caligola, Action prodotti dal maestro del cinema erotico, Tinto Brass.